Gruppo Medico d'Archivio. Diagnostica per immagini e ambulatorio medico specialistico. Sedi a Giulianova e a Teramo. Trodica chiude il suo terzo campionato di eccellenza con una prestigiosa ma solo simbolica vittoria 2-1 sulla Civitanovese. L'ultima gara al San Francesco non è tale per i biancocelesti, che sono invece condannati dall'Elvia Recina e dal Loreto a disputare i play-out, spareggi per il secondo anno consecutivo. Stavolta il 1° maggio l'avversario sarà la Forsempronese. La squadra di Mister Mobili chiude al 13° posto con 36 punti e, per la cronaca, in questo campionato ha avuto a favore il blitz a Fossombrone e il pareggio in casa nel return match. Una Civitanovese in festa per la Serie D ormai già da un mese e presentatasi senza particolari motivazioni, seppur con 4-5 cambi nell'11 titolare da parte di Mister Paci, saluta la categoria con una sconfitta davanti a molti tifosi che comunque l'hanno applaudita alla fine dei 96 minuti di gioco. I rossoblù chiudono il campionato di eccellenza 2015-2016 con 62 punti e soli 4 KO. Andiamo alla cronaca. Moduli speculari 4-4-2 al San Francesco, si gioca davanti a spalti gremiti in un clima di grande festa, le tifoserie sono in pratica quasi gemellate e molti fumogeni in avvio del match. Trodica deve fare la partita, deve assolutamente vincere e si fa vedere dal 16° minuto quando Donzelli lambisce il palo con un tiro in diagonale. Al 18° ci prova l'under Agostinelli, bel guizzo dalla destra verso sinistra, si accentra e il suo mancino è parato dal portiere Mazzoni in due tempi. Al 21° altra chance, questa per dell'Aquila che però non trova la porta. Seguono una ventina di minuti senza sussulti, poi nel finale bel cross da parte di Berardini, colpo in testa del piccolino Agostinelli, non la sua specialità, e la palla termina alta. La ripresa inizia con un cambio importante operato a Mister Paci, che inserisce Tozzi Borsoi al posto del giovane Rapagnani, ma al 4° minuto Trodica passa, azione sulla destra di Donzelli, cross raso terra dell'Aquila, prolunga sul secondo palo, arriva l'under Rombini ed è 1-0. Trodica sulle ali dell'entusiasmo prova anche a raddoppiare mentre saltano un po' i nervi a Henry Sciva, che arriva a contatto testa contro testa con l'arbitro Scarpa di Collegno, che lo ammonisce solamente. Al 70° il 2-0 che mette il risultato in ghiaccio per la squadra di casa. Dell'Aquila riceve palla fuori l'area di rigore, si accentra, lascia partire un tiro sul quale Mazzoni non è impeccabile ed è 2-0. Terza rete consecutiva in tre gare per dell'Aquila, davvero trascinatore in questo finale di campionato per il Trodica. La Civitanovese a quel punto prova almeno a trovare il gol della bandiera, lo cerca e lo trova Carteri, bella la sua conclusione al volo all'87°, nulla da fare per il portiere Moscatelli. In realtà la delusione per i tifosi casa non è certo questo gol, che non preoccupa nessuno, quanto la notizia della rete di Tacconi, che al 90° dà la vittoria all'Elvia Recina e appunto condanna ai play-out il Trodica.